buonasera, visti alla radio. Oggi abbiamo con noi Giuseppe Bosio, che è presidente dell'associazione Scoprire il Mondo, che si occupa proprio di culture delle terre lontane. In particolare, proprio in questi giorni, a Bassano l'associazione ha organizzato un insieme di manifestazioni dedicate al Tibet e al Tibet, del Tibet adesso parliamo. Buonasera. Buonasera. Ecco, allora, proprio di Tibet se ne parla spesso. Che cosa rende affascinante questo paese? Le vette più alte del mondo, la spiritualità di questo posto, siamo a livello di moda? Per quanto riguarda la moda, devo dire che purtroppo è un po' anche di moda, perché in questi ultimi tempi i personaggi dello sport o dello spettacolo si sono convertiti alla fede buddista. Dico purtroppo, perché non vorrei che questo avesse un aspetto negativo sulla realtà tibetana, perché la realtà tibetana è una cosa, è una cultura seria e soprattutto un problema anche in questi tempi, in questi ultimi tempi, un problema politico che è anche molto serio. I tibetani e la cultura tibetana stanno morendo. Quello che sta facendo il Dalai Lama, la grande pubblicità che sta dando al suo paese, è significativa, direi, da questo punto di vista. Il Tibet sta morendo, si tenta di salvarlo, quel poco che rimane della cultura tibetana, ma si tenta di salvarlo all'estero e non nel Tibet. Ecco, facciamo un piccolo excursus di quelle che sono le vicende politiche più salienti di questo paese. Ma dall'invasione cinese e soprattutto dal 59, quando il Dalai Lama con un gruppo di circa 100.000 tibetani è uscito dal suo paese, le condizioni in Tibet sono peggiorate, deteriorate moltissimo. In particolar modo durante il periodo della rivoluzione culturale si è tentato, e tuttora si tenta di fare, anche di sradicare completamente la cultura. I tibetani sono fuggiti dal loro paese e adesso vivono buona parte esuli in India, nella comunità di Dharamsala, dove risiede il Dalai Lama e dove c'è un governo in esilio. Molti sono venuti in Europa, qui in Italia ne abbiamo circa una cinquantina. La più grossa comunità tibetana di circa 2.000 persone è in Svizzera. Ce ne sono poi in America e sono sparsi un po' ovunque, in Francia. E tentano di conservare la loro cultura creando degli insediamenti, dei monasteri che hanno creato all'estero, e molti monaci, molti lama si sono spostati dall'India e andando in giro per il mondo hanno ricreato i monasteri che un tempo esistevano in Tibet, li hanno ricreati nei paesi dove ora risiedono. Ecco, forse anche questa diaspora ha avvicinato a questo tipo di religione, a questo buddismo, il fatto di essere in vari molti occidentali? Sì. Non credo sia solo questo, c'è il fascino dell'Oriente, ma c'è anche probabilmente una mancanza di valori nel nostro tipo di cultura che nella cultura orientale, in particolar modo nel Tibet e nella cultura buddista, è rimasto. Io vorrei sottolineare, non sono buddista, però amo i buddisti e amo il Tibet. Ecco, quindi allora che cosa rende particolarmente affascinante per gli occidentali? Ma il fascino dell'Oriente, che è una cosa che in noi è un po' innata, probabilmente perché l'Oriente ha delle caratteristiche che noi non abbiamo più, che forse esistevano un tempo. La spiritualità che si trova in quei luoghi da noi è totalmente scomparsa, tutti presi dal fare, dal produrre, dal correre, dallo stress e dall'ansia, abbiamo dimenticato determinati valori che credo siano essenziali ed indispensabili nella vita dell'individuo. Purtroppo da noi non esistono più. In quei paesi esistono perché l'industrializzazione, il nostro modello di sviluppo ancora non è arrivato e quel tipo di cultura ha un qualcosa che noi non abbiamo più, per quello che c'è questa attrazione, credo, verso quei luoghi, verso quei paesi. Ecco, il buddismo in sé, anche qui, in sintesi, quali sono, diciamo, i punti focali di questa religione? Ma ne parlavamo proprio ieri sera, perché i frati cappuccini del convento di Bassano del Grappa che hanno voluto ospitare i monaci che sono in questo periodo qui da noi, hanno voluto incontrarli come serata di incontro e di saluto. Proprio ieri sera hanno voluto incontrare tutti i monaci tibetani, è stata una cosa bellissima, ero presente anch'io, ed è stata una delle domande, dei quesiti che i monaci e i nostri frati cappuccini hanno posto ai tibetani per evidenziare le due caratteristiche, le due differenze. Sostanzialmente la risposta è una. Noi, la cultura cattolica, aspetta che tutto arrivi dal cielo.
che le soluzioni ai problemi arrivino dall'alto, arrivino da Dio. Per i buddisti è completamente diverso, è l'individuo che ricerca la sua illuminazione. Il problema delle reincarnazioni, l'uscire dal ciclo delle reincarnazioni attraverso il samsara. Ecco, è questo che differenzia. Cioè, da una parte c'è l'individuo, noi che aspettiamo che da Dio arrivi tutto, dalla parte dei buddisti, dalla parte dei monaci buddisti, è l'individuo che cerca di uscire. Ecco, i nostri preti come si pongono allora nei confronti di questa religione? Ma c'è un discorso abbastanza positivo, direi, di ecumenismo. E la permanenza, il soggiorno di questi monaci per una quindicina di giorni qui da noi è stato abbastanza significativo e credo positivo. Io non voglio entrare in merito a questo, sarebbe più utile eventualmente che rispondesse un religioso. Comunque io ho visto un incontro molto bello ieri sera, so che sabato scorso sono stati ricevuti anche da Monsignor Cavallon e io non c'ero, ma mi è stato riferito che è stato un incontro molto bello. Credo che la comunità ecclesiastica qui li abbia accettati molto bene e si sono inseriti benissimo in questo discorso proprio ecumenico. Credo che sia stato positivo sostanzialmente questo. Ecco, da parte loro invece venire in Occidente e portare qui la loro cultura? Ma loro non è che lo facciano sistematicamente, non è che lo facciano perché il Tibet è di moda, anzi, vorrei dire che questi monaci che sono qui a Bassano escono per la prima volta dall'India, salvo uno. Uno di questi monaci ha fatto da comparsa nel film Sette anni in Tibet e gli altri non erano mai usciti, salvo uno mi sembra che sia uscito, forse uscito ancora dall'India. Loro vivono in questo monastero che è al sud dell'India, vicino a Bangalore, in una comunità di circa 500 monaci. Hanno ricostruito l'originario monastero che si trovava in Tibet e loro, come dicevo prima, tentano di conservare questa cultura. Il fatto di venire qui, perché noi li abbiamo invitati all'interno di questa manifestazione, è stato per loro sì un motivo di curiosità, perché per la prima volta loro venivano in Europa, ma anche un modo per incontrare la nostra cultura. Io direi che fin dal primo giorno, superate le grosse difficoltà di carattere burocratico che noi abbiamo avuto per poterli portare qui, loro fin dal primo giorno si sono inseriti benissimo nell'ambiente bassanese. Era molto bello e piacevole vederli da soli, girare completamente da soli per la città, andare nel monastero, rientrare la sera, al mezzogiorno per il pranzo. E ormai credo che non sia bassanese che ha attraversato la spiazza sul mezzogiorno che non li abbia visti camminare queste macchie rosse e gialle in giro per la città. Noi scopriamo il Tibet e loro scoprono Bassano. Sì, certo. Ecco, questa rassegna che voi avete organizzato contiene un po' di tutto, c'è musica, c'è folklore, ci sono riti, eccetera. Quindi è un piccolo excursus proprio della cultura tibetana, di tutto quanto attiene alla cultura. Sì, noi abbiamo ricreato questo, portando qui a Bassano tre mostre. Una, la PT, che è una mostra fotografica che rappresenta la realtà del Tibet di oggi, dei giorni nostri. Una presso il Palazzo Roberti, dove sono esposti degli oggetti della vita quotidiana e della vita religiosa dei tibetani, oggetti anche antichi, pezzi di antiquariato. Una terza mostra, che è presso il Castello Inferiore di Marostica, che fa un excursus veloce sull'arte tibetana. Ci sono molte tanche antiche, ci sono anche molte tanche moderne del pittore Thashit Sering Lama, che è qui ospite per tutto il mese da noi, che lui fa anche un po' da guida al castello di Marostica per i visitatori. Poi c'era nella chiesetta dell'Angelo la costruzione, questi monaci che si prodigavano per la costruzione del mandala. Ecco, questo per dare una panoramica di tutte le manifestazioni e di tutta una rappresentazione di tutta la vita del Tibet di un tempo, purtroppo, perché adesso non è più così. Poi le serate abbiamo fatto venire anche degli esperti, professori dell'Università di Gorizia, professor Fasana, che è uno dei maggiori esperti italiani. È stato lui che ha conferito il settembre scorso la laurea d'onore al Dalai Lama presso l'Università di Gorizia. Altre serate, poi in collaborazione anche con l'amministrazione comunale di Montecchio Precalcino, che sono state fatte invitando l'antropologa Olga Amman, un'esperta dell'Oriente, un'esperta del Tibet e di tutti i paesi malayani.
Abbiamo avuto Claudio Cardelli, giornalista, fotografo, l'autore delle fotografie della mostra anche, che anche lui ci ha parlato del Tibet e dei paesi di cultura himalayana, dal Bhutan al Sikkim al Nepal. Ecco, e qui la fermo perché siamo in chiusura e mi riservo un'altra piccola cosa. Scoprire il mondo adesso verso dove va? Ma scoprire il mondo, le finalità per cui è nata questa associazione è di promuovere la cultura del viaggio, di accompagnare anche della gente in questi posti, in questi paesi, non parlo solo di Tibet, noi abbiamo come nome scoprire il mondo, non scoprire il Tibet, promuovendo delle iniziative di carattere culturale. Nei nostri intenti è di fare altre manifestazioni di questo tipo se troveremo la collaborazione della cittadinanza e dell'amministrazione comunale, ed è quella che ricerchiamo, perché l'impegno non solo economico ma anche organizzativo è notevolissimo. Bene, grazie, buonasera. Prego. Abbiamo avuto con noi a Visti alla Radio Giuseppe Bosio, che è presidente dell'associazione bassanese Scoprire il Mondo, un'associazione che, come ha detto lui, proprio si occupa di ricercare la cultura delle terre più lontane. In questi giorni Bassano sta scoprendo il Tibet, ma abbiamo visto che non viene escluso che nei prossimi anni ci sarà qualche altro luogo molto importante da vedere. Grazie per essere stati con noi, mi raccomando la caricatura. Buona serata.